Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'headset da gaming Cooler Master Master Pulse MH320, headset da gaming di tipo stereo che va ad ampliare la gamma Master Pulse composta già attualmente dal modello MH530 e dalla top gamma MH750. Partendo dalla confezione, classica confezione di cartone sulla quale possiamo osservare l'immagine illustrativa del prodotto, il nome del prodotto, ovviamente 2.0 channel stereo per quanto riguarda la tipologia di headset. Nel retro della confezione qualche informazione aggiuntiva riportata in diverse lingue e nient'altro. All'interno della confezione troveremo semplicemente una sorta di quick start guide manuale relativo alle cuffie e le cuffie stesse che sono le Master Pulse MH320. Come possiamo osservare, il design è classico ed elegante, grazie a una colorazione prettamente di colore nero, un po' come tutti gli headset da gaming, ma anche le periferiche da gaming, quali tastiere e mouse. Le Master Pulse MH320 adottano un archetto sdoppiato in metallo, come possiamo osservare, in alluminio, che conferisce rigidità e anche flessibilità all'headset stesso una volta che dovremo calzarlo sulla testa. Nella parte interna troviamo headband con una buona imbottitura, con un rivestimento in similpelle, con classica regolazione automatica grazie ai cavi laterali nella parte sinistra e nella parte destra di tipo elastici. Passiamo velocemente ai padiglioni. Nella parte esterna possiamo osservare questo design esagonale che si svolge, per così dire, verticalmente, che si sviluppa, scusate, verticalmente. Nella parte più esterna troviamo il logo della Cooler Master, mentre per quanto riguarda i padiglioni troviamo questa superficie a nido d'ape, sempre realizzata in plastica. Nel lato di sinistra possiamo osservare il medesimo design, eccetto il logo della Cooler Master, in quanto è presente l'asta del microfono, un microfono completamente regolabile e flessibile, con una classica imbottitura in spugna per ridurre al minimo rumori esterni, frusci e quant'altro. Ovviamente, essendo flessibile, potremo impostarla come meglio crediamo per agevolare la comunicazione in chat con i nostri amici. Per quanto riguarda i padiglioni, troviamo dei padiglioni interni con una buona imbottitura in gomma con un rivestimento sempre in similpelle, driver interni da 40 mm e nient'altro. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, ma classico rivestito in gomma. Troviamo un controller sul cavo che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono e di regolare il volume delle cuffie stesse. Troviamo anche il logo della Cooler Master che possiamo vedere. È un headset da gaming di tipo stereo, quindi adotta una connessione con jack da 3,5 mm che sono placcati oro, uno per il microfono e uno per le cuffie. Non c'è nient'altro da dire per il momento riguardo le Master Pulse MH320. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete come sempre la recensione completa, condita da ulteriori immagini, con nostre considerazioni e le conclusioni circa questo headset proposto da Cooler Master. Con questo è davvero tutto. Un saluto allo staff.